Novità di quest'anno? Devo dire la qualità degli eventi. Siamo migliorati molto e sono eventi del territorio, li vedrete, presentazione di libri, premio Bontà, che anche questo è una tradizione, premio di giornalismo, scrivo con il cuore. Tutte cose da seguire che sono interessantissime e anche frutto del territorio, quelli che sono un po' i tesori nascosti culturali del territorio. Abbiamo cercato di tirarli fuori, metterli in questi pomeriggi di cultura che si fanno all'Oratorio dei Bianchi, a cui tutti sono invitati, ingresso gratuito e rinfresco alla fine. Cerchiamo sempre di mantenere un'eccellenza nell'offerta, questo è il mercatino artigianale che quindi è caratteristico, poi come gli anni scorsi ci sono delle eccellenze da scoprire e la parte gastronomica e la parte anche di spettacolo non mancano. Ecco. Rapallo, ma non solo, si parla di Tigullio. Tigullio Expo è proprio nel suo nome indica che è l'espressione del Tigullio. Vorrei che fosse questo, l'espressione del Tigullio, non deve essere di Mauro Barra, di Rapallo, ma deve essere qualcosa di comprensoriale. Mi piacerebbe dare questo messaggio, che questa manifestazione che è arrivata alla 19ª edizione, e giuro che per arrivare alla 19ª manifestazione Rapallo vuol dire che qualcosa c'è dietro. Allora, a questo punto mi piacerebbe che questa manifestazione infettasse un pochettino le città vicine e quindi poi diventasse una collaborazione con Santa Margherita, diciamo da Portofino fino a Sesti Levante, in modo che la location chissà che non possa essere spostata, perché non è detto che dobbiamo fermarci qua, sarebbe carino un giorno farla, un anno itinerante. Itinerante, ecco, sarebbe molto bello questo.